Finalmente la situazione di allarme del Caline di Teramo è rientrata. Dopo i lavori di ristrutturazione fatti poco tempo fa dal comune, ad oggi i cani del Caline vivono finalmente una situazione dignitosa, ma sono ancora tanti, circa 257, quelli che sono ancora in attesa di un padrone. Con le griglie della corte dell'acqua non abbiamo avuto allagamenti all'interno, poi stanno provvedendo a fare altri lavori, il tempo un po' di organizzarsi e poi inizieranno, dicono, dei nuovi box. Abbiamo messo un po' di sabbia, abbiamo spostato un po' di cani e quindi stanno decisamente molto meglio. Io sono veramente felice di questo, ringrazio l'assessore Rudy Di Stefano, ma voglio ringraziare anche altre persone. Queste persone che sono qui con me sono alcuni tra coloro che lavorano qui al canile, ma il loro lavoro non è a tempo, è quasi H24, perché io ho imparato a conoscerli. Loro non fanno solo il turno di lavoro, ma vivono praticamente qui con i cani, per i cani. E io credo che l'amministrazione e i cittadini devono stringersi a questi ragazzi, e io penso che una società deve dare il buon esempio, anche perché chi ama gli animali ama la vita. In questo caso i cani sono veramente stupendi, quindi credo che si possa fare un sacrificio, magari adottandoli, e l'amministrazione magari cercando di dirottare qualche soldino in più in maniera che questa struttura possa essere veramente funzionale. Facciamo un invito per chi volesse adottare un cane. Noi qui siamo aperti tutta la settimana, dalle 8 alle 17. Chiaramente non ci sono cani cuccioli o cuccioloni, hanno una certa età, dai 4 ai 5 anni in su, però sono cani comunque bellissimi, dolcissimi, che comunque meritano di finire i loro giorni della loro vita in una casa, con una famiglia che li voglia bene.